Oggi per Global Web TV siamo insieme a Daniela Borriello, che è responsabile regionale di Coldiretti Impresa Pesca. Ciao Daniela, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo in un luogo caratteristico, ovviamente, presso un molo dove da qui partono i pescatori genovesi. Come sta la pesca a Genova? Che numeri abbiamo e soprattutto qual è la prospettiva per questo settore? Allora, oggi ci troviamo nella Darsena di Genova, che è un luogo storico dove i pescatori genovesi dal 1992, grazie anche alla volontà comunale, si sono stazionati. Abbiamo 22 imbarcazioni in questa banchina e un punto di vendita diretta dove le imbarcazioni al rientro dalla giornata di pesca vendono direttamente il proprio pescato. A livello di Liguria abbiamo circa quasi 500 imbarcazioni e per un numero di operatori sui 1.500-2.000 operatori, anche compreso l'indotto. Come tipologia di pesca parliamo in generale di piccola pesca artigianale, perché comunque la più lunga barca della Liguria è una barca di Spezia che è la cosiddetta lampara, cioè la barca che fa la pesca delle acciughe, che è lunga 28 metri. Da lì andiamo a diminuire, quindi parliamo veramente di piccole imbarcazioni, una marineria piccola molto frastagliata sul territorio ligure, perché noi abbiamo tanti approdi, piccole spiagge anche dove a volte ci sono due imbarcazioni. Alcuni punti dove c'è più aggregazione, come qui a Genova, a Sanremo, ad Imperia, a Santa Margherita Ligure, a Sestri Levante e poi a Spezia. Come tipologia di pesca noi abbiamo diverse tipologie in tutta la Liguria, quindi per un 40% barche che fanno strascico, ormai le lampare si sono un po' diminuite, ne abbiamo circa una ventina in tutta la Liguria, e tutto il resto è tutta piccola pesca artigianale che quindi utilizza gli attrezzi delle reti da posta, i tremagli, quindi barche di veramente piccole dimensioni. È un settore però che rappresenta un'eccellenza per la nostra Liguria e non solo, direi che la pesca a livello nazionale rappresenta un'eccellenza in un paese che è circondato da 8.000 km di costa di mare e quindi il problema è che è un settore importante però è un settore poco tutelato. Purtroppo noi ci troviamo, fortunatamente, ma dico anche purtroppo, all'interno della comunità europea che fa arrivare regolamenti e normative che devono andare bene per tutta la comunità europea, ma non solo per il Mediterraneo che è sicuramente diverso dai mari del nord, ma all'interno del Mediterraneo noi abbiamo i singoli mari, le singole coste che hanno delle peculiarità talmente diverse una dall'altra che queste normative sono difficilmente applicabili, quindi ci hanno portato negli anni ormai tanti problemi, sono state chiuse diverse tipologie di pesche, pesche speciali come per esempio la pesca del bianchetto, sulla quale stiamo lavorando come Regione Liguria, abbiamo presentato un piano di gestione a Bruxelles e stiamo attendendo gli esiti sperando che venga accolto, che sono pesche per i nostri pescatori sicuramente importanti. Quindi il settore ha tantissimi problemi proprio dal punto di vista dell'attività, di poter andare in mare proprio per queste restrizioni. D'altra parte però è un settore anche che ha bisogno, proprio per questi problemi, ha bisogno di un ricambio generazionale, perché l'età media dei nostri pescatori supera i 50 anni, abbiamo tanti pescatori anziani che magari possono uscire anche poco, diciamo, durante l'anno, però il nostro mare è ricco di tanti pesci, di pesci di qualità che molti consumatori e cittadini non conoscono, e noi cerchiamo di portarli a terra e farli conoscere attraverso i nostri vari eventi di divulgazione, laboratori e quant'altro, proprio per far sì che dalla barca al punto vendita e al piatto non venga sempre richiesto lo stesso tipo di pesce, ma ci sono veramente tanti pesci, anche dal punto di vista economico, più economici, quindi da poter avere anche rispetto al proprio portafoglio, riuscire a risparmiare, ma altrettanto gustosi, altrettanto con caratteristiche organolettiche importanti e quindi che i nostri consumatori non conoscono. Quindi l'azione che stiamo facendo a livello di 360 gradi di interventi e quant'altro è proprio questa. E un'altra azione importante è quella di una scuola che è partita proprio dalla Liguria, primo esempio nazionale, un vero e proprio vanto. A proposito, si parlava di cambio generazionale, come non fare un cambio generazionale se non partire da una scuola che insegni il mestiere? Assolutamente sì, nel settore fino a qualche anno fa non esisteva la qualifica di pescatore, nonostante sia un'attività atavica che tutti conosciamo, non esisteva a livello nazionale proprio la qualifica con le relative competenze e quindi non potevano neanche essere presentati dei corsi di formazione precisi per rilasciare la qualifica.
Regione Liguria, devo dire che è stata lungimirante in questo e ha appunto individuato la qualifica. Dopodiché abbiamo presentato da poco, proprio insieme all'ente di formazione Villaggio del Ragazzo, su nostra proposta come Coldiretti Liguria, questo corso di formazione per operatore della pesca professionale e acquacoltore, che prevederà alla fine del percorso un rilascio di qualifica. È prevista sia un'attività di lezioni in aula, quindi di teoria, una buona parte di stage presso le nostre imprese liguri e alla fine almeno il 60% abbiamo, di questi ragazzi che frequenteranno il corso saranno assunti, perché le nostre imprese di pesca si sono impegnate con degli accordi anche con il sindacato proprio ad assumerli almeno per 6 mesi, ad imbarcarli. Il corso è naturalmente gratuito, è rivolto a maggiorenni dai 18 anni in su, disoccupati, inoccupati, quindi anche persone di età. A volte noi sentiamo tante persone 40-50 anni che si devono un po' reinventare, purtroppo per le situazioni economiche che stiamo vivendo quotidianamente, e questo potrebbe essere, per chi ha la passione del mare, che è la prima cosa naturalmente, potrebbe essere un buon percorso che possa portare poi un domani a migliorare anche questa attività, visto che l'attività di pesca è anche qui, devo dire, il vanto della Regione Liguria, siamo i primi per quanto riguarda le attività di diversificazione, sia dal punto di vista della normativa, sia dal punto di vista dei numeri, e cioè le attività di pesca turismo e di titurismo, che sono attività importantissime che non vanno a sostituire l'attività della pesca, ma vanno ad integrare il reddito dei nostri pescatori. In Liguria, oltre alla realtà della pesca, abbiamo un'importante realtà di acquacoltura divisa in due tipologie. Abbiamo l'impianto di lavagna, che rappresenta l'allevamento di orate e branzini offshore, quindi con le gabbie in mare, che ha 12 certificazioni di qualità, quindi è un'importante realtà ed eccellenza del nostro Tiguglio. E poi abbiamo anche alla Spezia la cooperativa dei mitilicoltori associati, che raggruppano 90 di ditte individuali che allevano appunto i nostri muscoli e che distribuiscono questo eccellente prodotto non solo in Liguria ma in tutta Italia. Grazie a Daniela Borriello di Coldiretti Impresa Pesca e buon lavoro, perché davvero ce n'è bisogno, e grazie del vostro lavoro al servizio dei pescatori e delle imprese di pesca del territorio ligure. Grazie a voi tutti.